a te, grazie alla Casa della Cultura. Sì, è molto bello che siamo qui oggi a cominciare questo ciclo proprio con Spinoza, questo mi sembra anche una bella idea. Allora, io però vorrei cominciare con una citazione misteriosa. Tutto ciò che accade giustamente accade. Principio che la meditazione mostra vero. Così il marcio della materia che forma il sostrato alle cose singole, acqua, polvere, ossa, oppure reciprocamente i sassi e le rocce, callosità della terra, l'oro, l'argento, che ne formano il sedimento, e l'erba con i suoi piccoli peli, e simili altri esempi. La vita organica è tale e proviene da questi elementi, in questi si trasforma. O provenendo da una medesima fonte intelligente, tutti questi eventi accadono insieme, come in un unico organismo, e allora non è bene che la parte innanzi rimproveri per quanto avviene alla totalità. Oppure, caso opposto, atomo e nulla più, se non confusa mescolanza e poi separazione. Veniamo a noi. Perché ti agiti tanto? Ecco, questo non è Spinoza, no, questo è Marco Aurelio. Ma sì, questo è Marco Aurelio, sono i famosi pensieri a se stesso di Marco Aurelio, e naturalmente la citazione è, come dire, maliziosa, perché si potrebbe cadere nella sensazione che sia un brano di Spinoza, ma d'altronde questo non è casuale, perché si sa che la filosofia di Spinoza, soprattutto il suo pensiero morale, ha, a seconda di come lo leggiamo, ma secondo molti studiosi, una intonazione stoica, cioè gli stoici sono in qualche modo un riferimento per Spinoza. Noi abbiamo un tema generale, cioè molto bello, ricominciare dall'uomo, non possiamo ricominciare dal valore dell'uomo. Ovviamente stabilire questo valore è una cosa complicata, e va sempre ricordato che comunque siamo noi uomini che lo stabiliamo, no? Il valore dell'uomo è comunque un problema che l'uomo ha di fronte a sé. Allora, assumiamo come guida o come spunto in questa conversazione, perché Spinoza è sterminato, quindi io ho pensato di prendere un punto preciso, un'opera precisa, che è il Breve Trattato, che non a caso si chiama Breve Trattato su Dio, sull'uomo e sulla sua felicità, almeno così spesso è tradotto. Anzitutto diciamo che breve trattato non vuol dire che è piccolo, vuol dire che procede per proposizioni sintetiche, cioè che è una sintesi di un pensiero molto più complesso. E in quanto a felicità, la parola è scritta in neerlandese, questo testo che ci è rimasto, poi vi dirò come, la felicità in quella lingua suona Welstand, Welstand, sarebbe star bene. Benestare, no? Stare bene. Quindi non solo la condizione, questa è una citazione da Filippo Mignini che ha lavorato moltissimo su questo testo, dice Mignini, non solo la condizione soggettiva del benessere, ma anzitutto quella oggettiva di chi sta al proprio posto nell'ordine della natura e sa di esservi accettandolo e amandolo, che è una bellissima frase che in poche righe riassume, come vedrete, via via proprio il pensiero di Spinoza più genuino, e che d'altra parte risponde alla domanda che Fulvio Papi pone in questo ciclo, cioè possiamo ricominciare dal valore dell'uomo? Ecco, qual è il posto dell'uomo? Come possiamo trovare, diciamo così, la sua collocazione? Noi lo chiediamo al Breve Trattato. Dove siamo noi? Dov'è l'uomo? Qual è il nostro valore? Dove attingere un benestare? Nei due sensi che la parola in italiano riveste, no? Benestare nel senso che stiamo bene, ma benestare nel senso che c'è un benestare, no? Cioè va bene così, continuate per questa via. Ecco, io però prima di arrivare direttamente al Breve Trattato dovrò fare alcune premesse. Diciamo del Breve Trattato che è un testo abbastanza singolare nell'opera di Spinoza, in quanto venne perduto completamente e venne ritrovato nel 1862, sino ad allora non se ne sapeva niente. E non venne ritrovato nella versione originaria che era in latino, ma venne ritrovato in due versioni, una A e una B,
una del 600 e una del 700 in neerlandese, quindi era una traduzione in neerlandese di un testo latino che ormai tutti gli studiosi convengono essere sicuramente di penna, non soltanto di pensiero, ma proprio di penna di Spinoza. C'è stata una lunga discussione se fosse un riassunto degli allievi, dei suoi pensieri, o se fosse invece la sua propria versione, ma in realtà basterebbe leggere, la leggeremo dopo la conclusione, questo era un testo che Spinoza mandava ai suoi allievi ad Amsterdam. Lui era stato naturalmente scacciato, era stato maledetto, eccetera eccetera, quindi aveva dovuto lasciare Amsterdam, ma già fioriva una fervente scuola di spinosiani e presumibilmente in queste pagine, anzi certamente queste pagine, arrivavano via via ad Amsterdam ed erano discusse dai discepoli. E anzi vedete che Spinoza dice: se volete farli vedere a qualche un altro, fatelo pure, ma con prudenza, naturalmente, no? Sapendo quello che fate. Ecco, il fatto è che queste pagine, questo trattatello diviso in due parti, contiene già in luce tantissima parte dell'etica. Ma non fa meraviglia questo, perché il trattatello è stato sicuramente scritto nel 1661 e già nell'autunno del 1662 il primo libro dell'etica, quello dedicato a Dio, era composto, era compiuto. E infatti, come dice Mignini, non troviamo in questo trattato nulla che non stia anche nell'etica, magari con approfondimenti, ovviamente con una maturazione, ma sostanzialmente tutto questo è già il pensiero maturato, diciamo così, di Spinoza, tranne un unico capitoletto che è dedicato ai diavoli, ma ne parleremo. Non vi è nulla che non si ritrovi nell'etica. Di questi due libri noi, come dire, tratteremo solo del secondo, prenderemo spunto dal secondo perché è quello che riguarda il nostro tema, ma anzitutto, per rispondere a qual è la natura dell'uomo, qual è il valore dell'uomo, qual è il suo benessere, qual è la felicità di una vita, dobbiamo fare un passo indietro sul primo di queste, cioè la prima di queste due parti, e io vi propongo tre passi. Senza di questi non si entra in Spinoza, ecco, questo è il punto. Per cui questi tre passi io li farò sinteticamente per ragioni di tempo, ma spero di essere molto chiaro ed esplicito, perché chi non entra qui non entra nel resto. Il resto, lo ripeto, sarà il secondo libro, il cui titolo piacerà molto al mio amico Fulvio Papi, dell'uomo e di ciò che gli è proprio. Quindi proprio il nostro tema. Ma prima dobbiamo, come dire, sintetizzare la prima parte, che è il primo libro dell'etica, poi sostanzialmente, no? Ci sono tre punti che dobbiamo avere nitidamente davanti agli occhi. Prima di tutto la nozione di Dio. Come sapete è una nozione terribilmente complessa, oggetto di molte controversie. Io direi che si può arrivare all'essenziale, all'osso della questione in maniera molto semplice, anzi questo testo ci aiuta proprio per la sua forma sintetica. Io lo esprimerei così: che cos'è Dio nel linguaggio di Spinoza? Io risponderei con una espressione latina che usa lui, con delle espressioni latine che lui usa. Dio è la assoluta ad firmatio existentiae, è l'assoluta affermazione dell'esistenza. Dio è il che c'è. C'è qualcosa, è Dio. Poiché qualunque altra cosa che noi volessimo porre prima di quel qualcosa che c'è, sarebbe qualcosa che c'è. Cioè, quella che chiama Spinoza sostanza va pensata come la pura esistenza del mondo, il fatto che c'è un presupposto di ogni corpo e di ogni pensiero. E questo va pensato in fondo, sì, in fondo, con radicalità. C'è un presupposto perché io abbia questo corpo qua, ma c'è un presupposto anche perché io pensi. Qui vedete la radicalità di Spinoza, l'abbattimento di qualunque superstizione. E Dio è questo, e Dio è quello. Quando lo dici, Dio è già accaduto e tu ne sei la conseguenza. Tu sei dentro il pensiero di Dio. Non presumere di poter, come dire,
circoscrivere Dio nel tuo pensiero e dargli una definizione in questo senso. Tu sei già lì, là dentro, col tuo corpo e con i tuoi pensieri. E Dio non è altro che questo presupposto di ogni posto, definito anche da Spinoza causa sui, ovviamente, causa sua sui, perché non potrebbe avere una causa precedente, sarebbe di nuovo l'esistente, puro e semplice, l'esistente che è sempre là. Quindi esistenza infinitamente necessaria che si fa conoscere per se stessa e la cui conoscenza costituisce la condizione della conoscenza di ogni altra cosa. Come posso conoscere le altre cose se intanto, se da prima non so, se per prima cosa non so che c'è mondo, che qualcosa si dà, che c'è una assoluta ad firmatio existenza, sono qui, più di questa assoluta. Quindi ecco la polemica di Spinoza contro ogni teologia, non soltanto la sua naturalmente, ma di qualunque inclinazione o declinazione. Dice Spinoza in queste pagine molto belle: non è necessario sapere che cosa è Dio per poter decidere o per poter dimostrare, come pretendono i teologi, che esista. Non è necessario sapere prima che cosa è, definirlo, dire ma Dio è l'essere perfettissimo, quindi non potrebbe non esistere. Non ce n'è bisogno, sono tutte chiacchiere. Molto radicale, eh? Sono tutte chiacchiere, è sufficiente sapere che l'esistenza c'è, che l'esistenza è necessaria per sapere che Dio esiste, cioè l'esistenza è necessaria. Non c'è bisogno d'altro. Ovviamente questo è un concetto di Dio che sconcerta ovviamente molte altre tradizioni, molti altri punti di vista. C'è anche quello nel mondo. Diciamo che nel corpo di Dio c'è lui. Detto tutto questo, naturalmente diventa facile capire la proposizione, l'affermazione che tutti conoscono di Spinoza: Deus sive natura. Dio è la natura stessa. Naturalmente la natura presa sotto il profilo dell'esistenza pura e semplice che è là. Non la natura come la pensa Aristotele, non la natura come la pensa la fisica moderna, perché questi sono pensieri. Questi sono corpi che presuppongono la natura, cioè Dio, cioè la natura. È lo stesso, l'assolutamente uno, dirà qui, in queste pagine Spinoza. Ecco, non insisto perché dobbiamo camminare, spero che, non dico che si comprenda, la posizione di Spinoza. Secondo punto, questo è molto bello e devo dire è di difficile acquisizione perché noi siamo tutti cartesiani e a Spinoza siamo arrivati con fatica, se siamo arrivati, e meno nel nostro sangue, diciamo, Spinoza, perché tutta la cultura moderna è cartesiana più che spinoziana. Il secondo punto lo potrei esprimere così: ogni corpo è parte della corporeità infinita, l'abbiamo detto, no? Ogni corpo sta nell'esistenza del corpo originario che è la natura, il mondo, dite come volete, l'assoluto esistente, eccetera. Ma ogni corpo, nello stesso tempo, ha la sua idea finita in una mente infinita, è una porzione della mente infinita. Ecco, qui siamo a combattere con quella frase che non c'è in questo testo, che ci sarà poi, che suona: idem est ordo et connexio rerum, ac ordo et connexio idearum, la famosa frase attraverso la quale si dice Spinoza sormonta il dualismo cartesiano, perché dice che l'ordine dei corpi e l'ordine delle idee sono il medesimo ordine. Ma che vuol dire sono il medesimo ordine? Perché se è una semplice dichiarazione, va bene, io non vedo il superamento, no? Dice, chiamiamoli in maniera che all'uno corrisponda all'altro, mettiamoci dal punto di vista che se c'è un corpo c'è l'idea corrispondente e quindi evidentemente c'è una connessione, per cui non c'è più il problema cartesiano di capire come io col pensiero muovo il corpo e come il corpo con le sensazioni del corpo muove il pensiero, che era questo in fondo, no, la questione. No, dobbiamo vedere la cosa in una maniera
diversa, cioè non semplicemente attenendoci alla dichiarazione che c'è un idem, ma in che consiste questo idem? Pensarlo non è semplice, provo a entrarci così. Di ogni cosa, diciamo di ogni corpo, io tendo a dire cosa che sbaglio, di ogni corpo, esiste un'idea particolare in un corpo particolare. Cosa voglio dire? Voglio dire che nella natura, che è l'esistenza presupposta, non è che c'è la natura da una parte e la mente da un'altra. Nella natura non ci sono altro che corpi presi da altri corpi. Ma che significa che dei corpi sono presi da altri corpi? Significa che altri corpi se ne fanno un'idea, questo nel senso di Spinoza, se ne sono la mente. Il modo in cui l'albero è preso dalla scimmia non è la stessa maniera in cui l'albero è preso dall'uccellino, non è la stessa maniera in cui l'albero è preso dall'essere umano, ma a sua volta, questi ci sono dei pensieri del Novecento che sono andati per questa strada, penso a White, l'albero prende il terreno, le foglie prendono la luce, ogni prendere, ogni prensione, ogni relazione di corpi è una relazione mentale, è una relazione di idee, è una relazione di reazioni. Allora, se noi immaginiamo che non c'è corpo che non sia stimolo di un'idea e non c'è idea che non sia idea di un corpo, che qualunque esistente, quindi è una relazione complessa. Se noi risaliamo a quella totalità che abbiamo nominato prima, la totalità dei corpi, la totalità dell'esistente, adesso forse capite, a questo livello, quando arriviamo alla totalità, è indifferente dire corpo o dire mente. Infatti Dio è corpo e mente, contemporaneamente, poiché si impana nelle sue linee interne, nella natura, attraverso corpi particolari che sono particolarizzazioni del corpo universale di quell'esistente e in idee particolari, in menti particolari, in attività reattive particolari che sono le menti di tutti gli esseri viventi, uomo incluso. Se poi non sono stato chiaro, dopo pagherò il filo con le vostre domande. Terzo punto. E questo è famosissimo, e dopo di questo possiamo cominciare ad andare al nostro testo, la negazione della libertà umana. Quindi Dio è la natura, cioè l'esistente puro. L'esistente puro è identicamente corpo e mente, corpo e pensiero. Se si può dire pensiero, cosa sulla quale diciamo corpo e intelletto, perché è più giusto dire così. Finalmente, tutte le azioni che accadono in questo unicum che è il Dio natura di cui stiamo parlando, tutte le azioni non sono affatto libere. La critica di Spinoza, la richiamo in poche battute, quando si pone il problema, dice Spinoza, se la volontà sia libera, si pone subito un problema sbagliato, perché la volontà non esiste. La volontà è una parola. Sarebbe come chiedersi se l'umanità è, come dire, la causa di Pietro o di Paolo, dice lui. Come la volontà non è la causa di nessuna volizione particolare, altrettanto la parola umanità non ha mai prodotto né Pietro né Paolo né nessun altro. Quello che esiste sono solo volizioni particolari. E le volizioni particolari, come qualunque esistenza nell'universo della natura infinita, eccetera, qualunque evoluzione particolare ha semplicemente una causa e questa è un'altra causa e quindi non è assolutamente libera. Non si tratta quindi però, se abbiamo capito questo, di curare la volontà. Non si diventa liberi curando la volontà, anche perché non si capisce con quale volontà dovremmo curare la volontà. Si diventa liberi curando l'intelletto. E qui tutta la sua costruzione. Spesso è stato obiettato a Spinoza, ma se non siamo liberi, com'è che tu scrivi un'opera, l'etica, che è finalizzata alla liberazione dell'uomo? Non è un paradosso questo, non è una stranezza. Hai negato la libertà e poi ci vuoi liberare. No, non avete capito.
Io ho detto che tutte le nostre azioni hanno una causa definita e determinata, che le nostre volizioni particolari sono appunto le affezioni del nostro corpo, ciò per cui il nostro corpo ha sete, ha fame, ha caldo, ha freddo, ha paura, ha desiderio, eccetera, eccetera. Ho detto prima che ogni evento nei corpi ha il suo equivalente sul piano dell'intelletto, quindi noi abbiamo idea di tutte queste affezioni. Ecco, si tratta di curare le idee, non le affezioni. Le affezioni sono quello che sono. Però noi possiamo averne idee inadeguate, idee insufficienti, idee completamente sbagliate. E l'esperienza che facciamo di questo smacco, di questa continua, come dire, infelicità della nostra vita, vedete che ci avviciniamo al nostro tema, questa infelicità ci induce a cambiare le idee, a lavorare con la ragione e poi con l'intelletto, vedremo meglio come, per purificare non la volontà ma l'intelletto, per comprendere meglio in quali corpi e in quali menti noi siamo collocati. C'è un esempio molto famoso, vi leggo anzitutto uno scoglio dell'Etica, del terzo libro dell'Etica, la seconda proposizione, che è famosa. Ma già in questo piccolo testo c'è l'anticipazione. Scrive Spinoza: gli uomini credono di essere liberi per questa sola causa, che sono consci delle loro azioni e ignari delle cause dalle quali vengono determinati. Sono consci, tutto qui, ma non sanno da che cosa sono determinati. Cioè gli uomini sognano di essere liberi perché sono coscienti. E vi ripeto rapidamente i due famosi esempi di Spinoza. Uno è quello del sasso. Dice: immaginatevi un sasso lanciato da una mano che durante la traiettoria, per miracolo, diciamo, acquistasse coscienza. A quel punto potrebbe pensare che è lui che si muove di sua libera volontà. Ed è quello che accade a tutti noi uomini. L'altro esempio è ancora più significativo. Dice: avete presente un ubriaco? Un ubriaco, quando è ubriaco, crede di dire per sua decisione tutte le cose che dice e che la mattina dopo, diventato sobrio, si pente molto di aver detto. E quindi anche lì c'è la coscienza di poter agire senza sapere la causa che ci fa agenti in quel modo. Allora si tratta di curare questa ignoranza, prendendo coscienza appunto dei limiti della nostra natura, dice sempre Spinoza. E i tre momenti li richiamo rapidamente. Bisogna prendere coscienza del limite dell'opinione, che genera passioni, superstizioni, quel che si dice sulla base di un mal certo esperire del mondo, e poi sulla base dei nostri desideri, spesso futili o spesso ingannevoli. Poi si passa però, una volta che si è scoperta questa limitazione, questo limite umano, si passa a cominciare a curare l'intelletto e le idee che abitano il nostro cervellino, sempre così agitato. E questo è il cammino della ragione. Il cammino della ragione è semplicemente una ricerca relativa a come stanno le cose nella natura sulla base della scienza, della matematica e dell'esperienza. Al fine, dice Spinoza, e non dimentichiamolo perché le riprenderemo queste cose in conclusione, al fine della pace e della felicità. La ragione intesa come studio della scienza naturale e delle matematiche che vi si accoppiano, infine della pace e della felicità. Ma non basta, c'è un terzo momento, il terzo momento è quello che Spinoza attribuisce all'intelletto. L'intelletto è la comprensione della infinita, libera necessità del tutto. E questa propriamente è la filosofia. L'infinita, poiché non possiamo porre un limite evidentemente a quel che c'è. Se lo ponessimo c'è. Qualcosa fuori di questo limite c'è già, allora è lui che c'è. E quindi questo che c'è non è infinito semplicemente perché, come pensavano gli antichi, se vai al fondo dell'universo e tiri una freccia dove va, non è in questo senso. È infinito, diciamo, secondo un concetto più raffinato e moderno di infinito, un concetto che piacerà anche a Leibniz, per esempio, no? È infinito perché è il presupposto di ogni posto,
e quindi ogni posto lo vive al limite di sé, no? È il limite di ogni particolarità. E questa infinità viene definita, si sa che è una questione molto profonda in Spinoza, necessariamente libera o liberamente necessaria. Perché questo che c'è non ha bisogno di propositi prima di lui, non ha bisogno, come dire, di finalità dopo di lui, quindi non può essere che così come è, ma così come è la sua assoluta libertà. In Dio le due cose non possono che coincidere. Dio non può che realizzare la sua natura, in questo senso di necessità, ma la sua natura non può che essere quella che è, cioè infinitamente libera, non costretta da niente altro. Bene, se sono riuscito, e spero di sì, almeno un po', a rianimare questi quadri senza dei quali non si può leggere Spinoza, no? O quantomeno non possiamo intendere bene quello che ora leggeremo, adesso possiamo passare alla questione della seconda parte del trattatello, laddove si toccano i temi in evidenza nel nostro titolo, in evidenza nella nostra questione. E partiamo dal capitolo 24, siamo verso la fine, che si intitola in maniera ambigua o provocatoria, dice Spinoza, il titolo dice, dell'amore di Dio per l'uomo. Ora, è evidente che a Dio non si possono attribuire atti d'amore. Al Dio di Spinoza, libero e necessario, assoluta esistenza che c'è prima di ogni posizione del corpo e del pensiero, è evidente che a Dio non si possono attribuire né corpi particolari né pensieri particolari e quindi non inclinazioni come l'amore, l'odio. È chiaro che questi gesti uno doveva dirli stando attento, magari non facendo sapere bene qual era il suo recapito nel tempo di Spinoza. È evidente la rivoluzionaria forza di questi pensieri. In Dio non ci sono atti d'amore, non ci sono propriamente neanche atti di pensiero. In Dio c'è l'intelletto e il corpo che sono il medesimo, come abbiamo detto, no? Voi direte, ma decidiamoci. No, non c'è da decidersi, perché se uno dice tutto quello che c'è corporeamente, corporalmente presente è Dio. Ma non avete forse espresso un'idea, un pensiero nel dire questo? Avete detto delle parole, no? Quindi avete detto al tempo stesso che ci sono dei corpi e un intelletto di questi corpi, un'idea di questi corpi. Dio è questa unità, non la potete scindere. Ma allora se è questa unità, è evidente che a Dio non si possono attribuire né intenzioni, né pensieri, né sollecitudine per gli esseri umani, né indifferenza verso gli esseri umani, né amore, né odio, né vendetta, né gelosia, che sono tutte invece categorie spesso attribuite al Dio ebraico, per esempio, no? Non ha senso pensare che possa amare o odiare in base a ragioni esterne, per esempio se è amato o non è amato, se non è amato si arrabbia. Tutto questo è ridicolo, evidentemente, no? Tutto questo non ha a che fare, sono le creature che attribuiscono a Dio i modi di pensiero propri, come li attribuiscono alle cose del mondo, no? Molto spesso in base a superstizioni, in base alla famosa frase di Hegel che dice la massaia è convinta, e lo ripeto ogni volta, tutte le volte che faccio il bucato piove. Queste sono idee degli esseri umani, no? Diciamo così. Ma invece dobbiamo dire così, non è l'amore di Dio verso l'uomo, adesso vedrete come cammina in maniera fine in questo punto, casomai è l'uomo che sta in Dio perché sta in tutto ciò che esiste ed è a tal punto in Dio e Dio è a tal punto consistente in tutto questo che non può esservi amore di Dio verso qualcos'altro, ma solo verso se stesso. È meraviglioso. È un giretto mica male, cioè lo ripetiamo, lo ridiciamo, l'uomo è a tal punto in Dio, queste sono parole di Spinoza, l'uomo è a tal punto in Dio e Dio consiste a tal punto in tutto questo, cioè nell'uomo che è a tal punto in Dio e in tutte le cose che sono a tal punto in Dio, che non può esserci propriamente amore di Dio verso qualcos'altro. Che senso ha? Dato che tutto consiste in una sola cosa,
e questa sola cosa è Dio stesso. Allora, certo, dell'amore di Dio per l'uomo, potremmo dire meglio, dell'amore dell'uomo per Dio, in quanto l'uomo è parte di Dio, e quindi dell'amore di Dio per se stesso. Il che dà della nozione di amore una versione molto nuova, molto originale. Non è evidentemente un amore possessivo, casomai io sono in possesso di, non è un amore passionale, è un amore intellettuale, quello che nella etica si chiamerà appunto amor dei intellettualis. Oh, dopo tutto questo finalmente possiamo leggere qualcosa da questo capitolo 24, confidando che ora possiamo capire bene, almeno spero. Ho scelto questa paginetta. Dio non stabilisce nessuna legge agli uomini per compensarli quando obbediscono a essa. O per dire più chiaramente, le leggi divine non sono di natura tale che possano essere trasgredite. Questa è la verità. Nessuno di noi può trasgredire le leggi della natura. Nessuno di noi può essere un altro corpo da quello che è, o avere altre idee, altre passioni da quelle che ha. E questo è Dio, la necessità di Dio. Ma si corregge pure, dice, le leggi divine non sono di natura tale che possano essere trasgredite, infatti le regole poste da Dio nella natura, secondo le quali tutte le cose nascono e durano, se vogliamo chiamarle leggi, guardate quanto è bravo, che è un Dio umano, sono poi leggi, è l'esistente com'è. Nelle sue infinite vicissitudini, nei suoi infiniti effetti, certo gli uomini poi corrono dietro tutto questo con la ragione e fanno bene, perché cercano di darsi un ordine nella natura, vedremo perché lo fanno, ma questo non è mica Dio, Dio non procede per leggi naturali, perché questa sarebbe una nozione di natura appunto finita, determinata, non quella natura che è la natura stessa di Dio, che è qualcosa, diciamo, di infinitamente sovrabbondante e superiore ad ogni corpo o idea o legge particolare. Quindi, secondo le quali tutte le cose nascono e durano, se vogliamo chiamarle leggi, sono tali che non possono mai essere trasgredite. Il più debole deve cedere al più forte. Nessuna causa può produrre più di quanto ha in se stessa. E altre simili leggi sono di tale natura che mai mutano né iniziano, ma tutto è conformato e ordinato sotto di esse. E per dire brevemente qualcosa su ciò, tutte le leggi che non possono essere trasgredite sono leggi divine, perché tutto ciò che avviene non è contro me, non è contro, ma secondo il decreto stesso di Dio. Potrebbe avvenire qualche cosa che non è secondo il decreto di Dio, cioè potrebbe esserci un esistente che è fuori dal corpo di Dio, dalla sua infinita, molteplice natura naturante, cioè la nozione spinoziana di natura naturans, natura naturata, Dio è natura naturans naturalmente, no? E quindi noi non siamo mai in grado di essere fuori o di sfuggire. Tutte le leggi che possono essere trasgredite sono leggi umane, perché da tutto ciò che gli uomini decidono per il loro bene non segue necessariamente qualcosa che sia anche per il bene di tutta la natura, ma al contrario, può bensì essere per la distruzione di molte altre cose. Questo sembra scritto per noi oggi. È molto bello, no? Molto bello. Quindi le leggi dell'uomo sono per l'uomo, e sono tanto poco divine che sono divine nella loro efficienza. Se sono efficienti sono divine, dopo leggeremo come metterci. Se sono efficienti sono divine. Non è detto che siano buone per la natura, no? Possono essere anche molto nocive per la natura e apparentemente almeno buone per noi. Quando le leggi della natura sono più potenti, le leggi degli uomini vengono annullate. Lo sterminatore Besebo, che ci vuoi fare? Non puoi fare niente, sono tutte le provvidenze umane vengono distrutte. Le leggi divine sono il fine ultimo, le umane no. Questo è molto bello. Ci sono solo le leggi divine, noi siamo in un cammino parziale. Infatti, nonostante gli uomini facciano leggi per il loro stesso bene
e non abbiano alcun altro fine se non di promuoverlo per mezzo di esse, è naturale, senza tante fantasticherie retoriche. Questo fanno gli uomini, cercano di stare meno. Come diceva White, vivere, vivere bene, vivere meglio. Fine, punto, a capo. Questa è l'umanità, no? È il luogo dell'umanità nella natura infinita universale, no? Quindi sebbene facciano tutto questo non avendo altro fine se non di promuovere il proprio bene, tuttavia questo loro fine, essendo subordinato a un altro fine, il quale mira a un altro che è sopra di loro e che in tal modo li lascia agire essendo parti della natura, può anche servire allo scopo di concorrere con quelle eterne leggi di Dio stabilite dall'eternità e così contribuire con tutte le altre a produrre tutti gli effetti che ha detto. Ha detto una cosa molto potente. Innanzitutto ha detto: nessuno può sfuggire alle leggi di Dio, se le vogliamo chiamare leggi, che è già una superstizione, no, a come è fatto Dio. Dio piove, Dio fulmina, Dio è il mio corpo, Dio sono le mie idee, Dio è il mio intelletto. A queste non possiamo sfuggire, però come dire, l'uomo si fa delle leggi sue, no? Costruisce una sua organizzazione che chiama legge, la quale ha appena detto di fronte alla legge di natura soccombe, ma questa legge attraverso la quale l'uomo cerca di stare meglio, di salvarsi, di avere vita eccetera, può persino essere nociva nei confronti della natura. Non è mica detto che sia buona, però attenzione, tutto questo è sempre Dio che glielo lascia fare. Tutto questo è pur un modo attraverso il quale la totalità unica dell'essere assume anche noi. Assume anche noi. E fa un esempio molto bello. Ad esempio dice: sebbene le api, con tutto il loro lavoro e con l'ordine regolato che mantengono l'una sotto l'altra, non mirino ad altro fine che a procurarsi certe provviste, tuttavia l'uomo, essendo sopra di esse, mantenendole e avendone cura, ha un fine completamente diverso, cioè di ottenere il miele per sé. Idem si può dire la natura universale fa di noi, no? Moscerini della natura cosmica, e come dire, dà spazio alla nostra azione secondo fini superiori. Così anche l'uomo, essendo una cosa particolare, non ha un fine ulteriore rispetto a quello che la sua essenza determinata può conseguire, ma essendo anche una parte, uno strumento di tutta la natura, il suo fine non può essere il fine ultimo della natura, poiché questa è infinita e si deve servire di quello insieme a tutti gli altri come di un suo strumento. Queste cose non le aveva mai detto nessuno così, no, non le aveva mai detto nessuno. Quindi c'è la visione dell'uomo, il quale non è assolutamente né il centro, né lo scopo, né la ragione dell'universo. È nel corpo di Dio. È a un buon livello nel corpo di Dio. Il suo intelletto è certamente molto sveglio. Ma è un'ape col suo alveare in un mondo più grande, di cui non possiede, come dire, non ha potenza su questo, non ne possiede né nella verità, nel senso, nel fine. Sta in un universo che lo sopravanza e che anzi si serve di lui, presumibilmente si serve di lui. Devo dire che col tempo Spinoza ha anche abbandonato queste ultime sfumature di finalismo, diciamo così, no? Non è neanche detto che si serva di lui. Passiamo allora al capitolo 26, non facciamo il 25 perché è quello sui diavoli, che poi cade nell'etica. Era un capitolo superfluo, era un capitolo dedicato semplicemente a dire, ovviamente, che i diavoli non esistono. Come dice Zarathustra all'uomo che cade, no, dalla corda, al funambolo, che maledice il diavolo e gli dice, in fede mia, queste cose non esistono. Ma si sa che Nietzsche aveva trovato in Spinoza il suo precursore, insomma. No? Allora passiamo al capitolo 26esimo della Vera Libertà, e anche qui leggiamo un bellissimo brano eccolo qua, e dopo potremo tirare un po' di conclusioni, siamo in tempo, sì.
Allora, scrive Spinoza, il giovane Spinoza, immagino tutti. Con le tesi del precedente capitolo abbiamo voluto far conoscere non soltanto che non esistono diavoli, ma anche che le cause, o per meglio dire ciò che chiamiamo peccati, che ci impediscono di pervenire alla nostra perfezione, sono in noi stessi. In ciò che precede abbiamo già dimostrato come dobbiamo pervenire sia mediante la ragione, sia mediante il modo di conoscenza dell'intelletto, alla nostra beatitudine, e come le passioni debbano di conseguenza essere annullate. Non così come si dice generalmente, ossia che esse devono essere domate prima di poter pervenire alla conoscenza e di conseguenza all'amore di Dio. Dire questo è come esigere che qualcuno, essendo ignorante, debba lasciare la propria ignoranza prima di poter giungere alla conoscenza. Questo è quello che vi ricordavo prima. Non si cura la volontà, si cura l'intelletto, le false idee che abbiamo nella mente. La volontà è quella che è, e la volontà non può volere altrimenti, sinché dall'ignoranza non è salita la scienza, sinché dall'ignoranza non è salita una conoscenza più chiara, più distinta. Lui usava come Cartesio queste espressioni, eh? E soltanto attraverso la liberazione dalle false idee che allora anche la volontà disvuole quello che voleva prima, perché non gli conviene, non le conviene alla volontà continuare a volere il proprio male, mi spiego? Quando lo vede però che è il proprio male, e questo non può accadere con un'altra volontà, può accadere soltanto nel momento in cui uno matura il suo intelletto, la sua ragione, il suo intelletto a livello della realtà delle cose, o meglio della realtà di Dio, e quindi l'amore di Dio che ne deriva, no? Perché siamo liberi finalmente, no? Siamo finalmente nella possibilità di camminare dentro il corpo di Dio assumendo il nostro luogo, il nostro posto, diciamo così. Dire questo è come esigere che qualcuno, essendo ignorante, eccetera eccetera, mentre solo la conoscenza è causa della distruzione dell'ignoranza, come appare chiaramente da ciò che abbiamo detto. Allo stesso modo, da ciò che precede si può anche chiaramente desumere che senza virtù, cioè senza la guida dell'intelletto, tutto cade in rovina, non possiamo godere alcuna pace e viviamo come al di fuori del nostro elemento. Quindi il nostro elemento si attinge attraverso questa medicina dell'anima, lui la chiama anche. Dunque, anche se dalla forza della conoscenza e dall'amore divino non segue per l'intelletto, come abbiamo mostrato, una quiete eterna, ma solo temporanea, è nostro dovere cercare anche questa, poiché è tale che godendone non vorremmo mutarla per nessun'altra cosa al mondo. Qui polemizzerà poi con i teologi che dicono: ah, ma se, diciamo così, Dio non mi darà la vita eterna, allora questa vita non merita di essere vissuta. E lui dice: no, queste sono fandonie, queste sono idee, superstizioni. Sarebbe come se un pesce dicesse: ah, ma se fuori dall'acqua non mi viene dato una vita eterna, allora tanto vale che non mi butti fuori. Vive nell'acqua, che è la sua natura, il suo elemento, meglio che può, per il tempo che può, punto. Non c'è da fare dei grandi ghirigori, no? Delle grandi fantasie morbose e, come dire, teologicamente folli. E non possiamo dire altro che questo, che conoscere Dio e conoscere la nostra acqua e conoscere la nostra terra e conservarla per quel tanto che ci è concesso, per quel tanto che è possibile. Vediamo dunque che per attingere la verità di ciò che affermiamo come certo riguardo al nostro bene e alla nostra pace non dobbiamo badare a nessun altro principio che al nostro proprio vantaggio. Oh, che bello sentir parlare così senza tante palle. Dobbiamo pensare al nostro vantaggio, ma al nostro vero vantaggio, che non è di farci la guerra evidentemente, o di volerci male gli uni con gli altri, o di correre dietro a follie. Il nostro vantaggio è questa saggezza, è questo cammino di liberazione, no? Ma certamente non c'è altro. Tutto il resto è un'idea malsana, un'idea che, come dire, non è all'altezza del Dio di cui siamo parte. Non dobbiamo guardare a nessun altro principio che al nostro proprio vantaggio, una cosa molto naturale in tutti gli enti. Non c'è questa opposizione natura-cultura, capite?
tutti gli enti seguono nella natura che è loro propria il proprio vantaggio, cioè cercano di stare al mondo e cercano di riprodursi, come è evidente, come sappiamo benissimo tutti. E perché mai l'uomo dovrebbe fare un'altra cosa? Certo, la deve fare da uomo, che è cosa diversa da quella di altri enti. E poiché sperimentiamo che cercando i piaceri dei sensi, la volontà, le cose mondane, non conseguiamo per niente in questi il nostro bene, ma anzi la nostra rovina, scegliamo perciò la guida del nostro intelletto. Tuttavia, non potendo questo compiere alcun progresso senza essere prima giunto alla conoscenza e all'amore di Dio, è stato perciò sommamente necessario cercare Dio. E poiché, secondo le precedenti riflessioni e considerazioni, abbiamo trovato che Egli è il sommo tra tutti i beni, siamo costretti a fermarci qui e a riposare. Arrivati qui, siamo arrivati all'estremo, all'estrema circonferenza infinita, no? Di ciò che è, senza illusioni, senza fantasie, senza pretese, ma nella fortitudo, come dirà, dopo se abbiamo tempo ve lo ricordo, nella fortezza dell'animo che affronta la vita e la morte e nella pietà verso i propri simili. Infatti abbiamo visto che fuori di lui non c'è cosa alcuna che possa darci qualche salvezza e che la sola vera libertà è di essere e rimanere incatenati con le amabili catene del suo amore. Infine, vediamo anche che il ragionamento non è in noi la cosa più eccellente, ma è soltanto come una scala, è soltanto una scala lungo la quale ci innalziamo al luogo desiderato, o come un buono spirito che fuori di ogni falsità e frode ci informa del bene supremo per spronarci con ciò a cercarlo e a unirci con esso, unione che è la nostra suprema salvezza e beatitudine. Ecco, alla fine dirà appunto di, nelle conclusioni, di far leggere questi pensieri con prudenza, naturalmente, con prudenza. Ecco, tirando le fila, io vorrei allora a questo punto tornare sul tema della libertà umana. Qual è la libertà umana? Qui c'è una frase di Spinoza, da un altro punto della stessa operetta, che risponde così: la libertà umana è una stabile esistenza che il nostro intelletto acquista attraverso l'immediata unione con Dio, per produrre in se stesso idee e fuori di sé opere ben convenienti con la sua natura. Quindi la libertà dell'uomo è un'unione con il tutto, un'unione con la natura, Deus sive natura, per averne idee adeguate per quanto è possibile all'essere umano e per produrre operazioni convenienti con la natura dell'uomo. Quali sono queste azioni? Ecco, le richiamo riprendendo dal trattato sulla inventazione dell'intelletto una ispirazione, è un testo precedente, un poco, e qui Spinoza indica due livelli per acquisire il posto dell'uomo, la sicurezza e la beatitudine. Il primo lo chiama vero bene. Questo consiste nella possibilità di raggiungere una natura umana, dice lui, più forte. Più forte perché in armonia con l'ordine eterno della natura, cioè in armonia con la ragione e la sostanza delle cose, senza la pretesa, come dire, di saperne di più o di oltrepassarla. Un ordine che non mostra, scrive in quest'opera Spinoza, alcun riguardo a ciò che noi umani consideriamo bene e male, perfezione e imperfezione. La natura, per così dire, se ne infischia delle nostre valutazioni. E le nostre vere valutazioni consistono nella forza di accogliere questa indifferenza della natura, ma anche presenza della natura, la quale è al tempo stesso una minaccia e una possibilità. Ma c'è il secondo livello: ognuno può diventare un uomo forte da solo, affrontare stoicamente appunto gli avvenimenti della vita, i casi della sorte, le fortune, le disgrazie, da uomo forte che non ha nessuno da benedire e nessuno da maledire, ma ha soltanto da comprendere, e comprendere che lui è quello che è in una relazione di cause e di effetti
di cui non è né il proprietario né il fautore, ma la conseguenza. Ad essa può opporre la sua forza d'animo e la sua lucidità mentale. Questo è il singolo, ma se poi il singolo trova un fratello, o molti fratelli, allora si attinge quello che lui chiama il sommo bene. Sono espressioni che verranno riprese anche da Kant, no? Il sommo bene consiste nel formare, dice lui, una società politica che consenta la formazione dell'uomo più forte, no? Con quella medicina dell'anima che è la vera filosofia, godendo della massima felicità e della massima sicurezza. In particolare, dice lì, guidando le scienze al perseguimento della suprema perfezione umana. Così si può pervenire al sommo bene, al vero bene, assieme agli altri, e questi compagni di umanità che ci, come dire, ci sono accanto, costituiscono la condizione quasi paradisiaca che noi possiamo desiderare su questa terra. Veniamo a noi, diceva quel primo brano. Veniamo a noi. Qualche rapidissima considerazione per 3-4 punti. L'appello di Spinoza alla scienza io credo che sia di una forza cogente e assolutamente condivisibile, perché noi non possiamo da allora dimenticare la rivoluzione copernicana. Noi siamo un'umanità copernicana, o meglio stiamo diventando sempre di più un'umanità copernicana, cioè un'umanità che sa e non può ignorare di saperlo, sia pure nei limiti della umana sapienza e quindi delle idee umane, che sono sempre idee particolari, di corpi particolari, certo, ma noi sappiamo e non possiamo far finta di non sapere che abitiamo un cosmo sterminato, in un certo senso infinito, che abitiamo in una galassia che contiene miliardi di soli, probabilmente miliardi di pianeti, è inutile che continui. Sappiamo bene, come sempre meglio, come è fatto il nostro corpo, come sono fatti i corpi naturali, ne conosciamo le strutture, ci impadroniamo di quelle che noi chiamiamo le loro leggi, arriviamo addirittura a costruire automi, a costruire macchine, se non pensanti, certo calcolanti. Insomma, siamo affidati alla scienza per la verità, per una verità che è una verità della conoscenza, nei limiti ovviamente di ogni cosa umana. Nello stesso tempo abbiamo ben chiaro che il compito delle scienze, il compito conoscitivo delle scienze, non può essere disgiunto né dal senso della sua contingenza, dalla sua, diciamo così, progressiva necessità di smentirsi, diciamo così, no? L'epistemologia contemporanea l'ha detto molto chiaramente, no? Bisogna continuamente mettere in crisi le verità della scienza, perché non sono vere, sono figure dell'errore attraverso le quali la ricerca della verità cammina, ma nello stesso tempo dobbiamo, come dire, attingere due cose. Una l'aveva anticipata a modo suo Spinoza, stranamente, perché non erano problemi del suo tempo. La scienza, proprio con la sua potenza, può recare danno alla natura. E quindi c'è un limite, perché la natura, quella di questa terra, per esempio, è il posto dell'uomo. E quindi è evidente che il senso del corpo dell'uomo si è dilatato di molto e non è più, come dire, in guerra con la natura, o solo in certi aspetti. È in guerra con i virus, è in guerra con i terremoti, ma non è certamente in guerra con la natura vegetale, con la natura animale, che sono altre parti del suo corpo, che sono relazioni e idee del suo corpo. E allora la scienza è evidente che deve anzitutto comprendere la contingenza delle sue parzialità di visione, peraltro irrinunciabili, perché una volta che sono affermate, nessuno può in buona fede dire ma io sono tolemaico, mi spiego? In quella direzione di pensieri non può certamente che accogliere tutto ciò, ma nell'ambito di una costruzione della vita umana sulla terra che si faccia carico del corpo della terra in quanto corpo dell'uomo. E infine l'ultimo punto, necessità di modulare il bene supremo, no?
le nostre conoscenze all'interno di una società libera, garante, come diceva Spinoza, della massima felicità e della massima sicurezza. Perché se la scienza non serve a questo, allora la scienza è contro se stessa, ma perché la scienza sia sollevi a questo, bisogna passare dalla ragione all'intelletto, cioè bisogna passare alla filosofia, cioè bisogna passare ad una scienza finalmente spinoziana e non ancora ostinatamente cartesiana, cosa che siamo lontanissimi dall'avere, diciamo così. Ecco, io vorrei concludere con un'altra citazione, così come ho cominciato, avete già capito che non è di Spinoza, ma è significativo. Dice il vecchio imperatore: il tempo dell'umana vita è un punto, la sua materiale sostanza un perenne fluire, la sensazione tenebra, la compagine di tutto l'organismo immancabile corruzione, il principio vitale è l'aggirarsi di una trottola, la fortuna poi non si può indagare e la gloria eccetera. Diciamo in breve, le funzioni dell'organismo sono un fiume, quelle dell'anima sogno e vanità, ed è guerra la vita, viaggio di un pellegrino, oblio la voce dei posteri. E adesso a che cosa ti puoi affidare? A una sola cosa, a un'unica cosa, la filosofia.